Buongiorno bambine mie, come state? Bene. Siete pronte per la scuola? No. Come no? Come no? Tu oltretutto Io esco dopo forse pranzo. oggi... Spostati un Io secondo. esco dopo Tu pranzo. esci dopo pranzo, invece Vanessa oggi forse avrà due verifiche, ma sei pronta. Vai palestra. Ok, quando uscirete bimbe, che merenda volete fare? Così vado a comprarvi tutto quello che volete. Non usate coniglio Ma con la per merenda pastina. la pastina con l'omogenizzato col coniglio? Sì, Per io lo so. merenda? Sì, io Mamma. lo so. Insalata. Insomma, con voi due non si può fare un discorso seriamente perché non siete serie. Patatine. Patatine per merenda? Uno snack? Decido io. È da bere un crodino o un estate? Premiamo gli Quindi, che cosa vuoi da bere? estate. Una merenda con la tua mamma. Possiamo anche fare un tè caldo con i biscotti, eh? Estate. Tu l'estate? Con la Io. pastina? Col coniglio? Sentite? No. Io l'acqua naturale e la pastina che Ma coniglio. l'aperitivo, la merenda con l'acqua naturale va bene. Tu, Vane? Dai che dobbiamo La andare a scuola. coca. Una coca, va bene. Quindi non dovrò praticamente comprare niente perché non mi avete detto nulla. E con quello che avremo a casa faremo merenda, ok? Senti i capelli lisci. Eh sì, sono morbidissimi. Ieri Anche sera abbiamo fatto un bel bagnetto, abbiamo lavato i capelli tocca. e oggi profumano, Soprofumano. sono puliti. Oggi ragazzi da noi piove, brutto il tempo, e invece... Che dici? Dopo c'è il sole, me l'ha detto Google. Te l'ha detto Google? Dopo Sì, uscirà il solo sole? due volte però. Ah Poi beh, meno... piove. Oh. Poi piove. Piove. No, poi c'è la luna. Poi arriva la sera e c'è la luna. Va bene, dai. Invece, ragazzi, dove abitate voi? Piove o c'è il E sole? chi lo sa? Scrivetecelo nei Chi commenti, lo sa? vero? Andiamo a mettere il giubbottino, tesorino. Tua sorella è già Invece vestita, ma anche tu. io Così si va dove? invece A scuola. no. In palestra. Anche vero, oggi è palestra, che bello, vero? Ti voglio curare. Mi vuoi curare? Aspettate, ragazzi. Io non ho il grembiule. Faccio io faccio palestra a scuola. Oggi mi faccio il mio giorno per folletto. Grazie. Prego, ciao, a dopo. Ciao ragazzi, come state? Allora, Vanessa e Anastasia sono andate a scuola, io sono fuori dal supermercato a comprare qualcosina per la loro merenda. Oggi facciamo merenda insieme, eh? E voi di solito a merenda quando uscite da scuola, che cosa fate? Adesso io vedo cosa comprare, sicuramente Nutella per Anastasia, anche se mi ha chiesto la pastina col formaggino, ma alle 4:30 del pomeriggio non gliela faccio. E vediamo un po' cosa prendere per Vanessa, eh? Venite con me, ciao, a dopo. Ragazzi, io sono rientrata a casa con la spesa, ho comprato un pochino di cose molto sfiziose. Spero che facciano la scelta giusta perché potrebbero avere una super merenda oggi. Tra poco vado a prendere Anastasia a scuola perché lei esce dopo pranzo perché è molto legata a me e vuole sempre stare con la mamma. Quindi tra poco andremo a prenderla all'asilo e vediamo come si è comportata. Eccomi tornata a casa, guardate un po' chi c'è qui con me. Ciao amore! Ciao. Com'è andata oggi all'asilo? Bene. Tutto bene? Ti sei Sì. divertita? Sì. Però io ho tanta fame. Hai ancora fame, amore? E cosa Voglio vorresti? cereali I cereali al cioccolato? al cioccolato. Vuoi una tazzina di cereali al cioccolato con il Sì. latte o senza? Senza. Ok, ma tu ti ricordi che oggi pomeriggio, quando torna Vanessa, vi preparerò Sì. Sorpresa. Dai, una super fame. merenda! Ho fame. Ma hai mangiato a scuola? Ho fame! Hai mangiato a scuola? Sì, ho fame, vai! Adesso vado. Adesso vado. Mi raccomando, non mangiare troppo perché la merenda che vi preparerò oggi sarà super buona. Va bene, vado a prenderti i cereali. Tieni, signorina, e ricordati di non mangiare troppo, ok? Perché ci sarà una super merenda. Ragazzi, è ora di andare a prendere Vanessa, ma c'è un piccolissimo problema, che qua dietro di me c'è una bimba che si sta svegliando, ma ha fatto il riposino e ha fatto bene. Ma io nel frattempo ho preparato la super merenda. La vostra mamma di solito cosa vi prepara per merenda quando uscite da scuola? Scrivetemelo nei commenti. Io oggi ho voluto fare una merenda
non tanto abbondante, ma che sicuramente sarà molto apprezzata da Vanessa e Anastasia. Anastasia non sa nulla di questa merenda proprio perché si è addormentata e quindi sarà una super sorpresa anche per lei. Ciao ragazzi, andiamo a prendere Vane e torniamo a casa per la merendona. Amore, buongiorno! Buongiorno. Buongiorno, hai fatto il riposino? Sì. Ti senti riposata? Sì. Bene, andiamo a prendere la tua sorellina, dobbiamo solo passare un attimino in cartoleria perché devo comprarle i quaderni. Ragazzi, sono uscita da scuola, infatti sono tutta sudata. E adesso andiamo a comprare il quaderno di matematica perché mi è finito, quindi ciao, a dopo. E poi andiamo a casa perché mia mamma mi ha preparato una super merenda, quindi un bacione, ciao. Siamo arrivati a casa, intanto ci siamo fermati a comprare i tuoi nuovi quaderni. Vuoi farli vedere che belli sì, che sono? Questo è bellino, ma guarda, ce ne sono alcuni molto più belli. Aspetta, hanno il fiorellino in tridimensione, si sente? Ah, anche sì, bello, anche questo. Vediamo l'altro. E poi alla fine abbiamo un gioco. Dove devi trovare tutte queste cose? Ah, in inglese, forte. Poi abbiamo questo qui. Questo qui. La prima anche questo, wow. Sì, questa cioè, non mi piacerebbe mangiare. A me mi piace questo. A me questo azzurro. Poi abbiamo questo. Wow, qua, questo è il mio preferito. Ragazzi, voi non potete sentire, però forse potete vedere. Vedete che è glitterato, cambia un po' colore a seconda della sembra luce. Che è vero. E se lo toccate in tridimensione, è bellissimo. Wow. Anche lo stecco, troppo bello. E questo forse ah no, è di italiano anche questo. E l'ultimo di matematica a quadretti. I gelati con i marshmallow dentro, bellissimi. Va bene, allora, non vi aspetto. Sono profumati? Ma sono profumati? Oddio, sono profumati! Ho sentito un profumo! Va bene, bimbe, non vi aspettate delle merende del genere. La nostra merenda oggi sarà salata e speriamo che vi piaccia. Andiamo! Anzi, una cosa, adesso io vado in cucina, voi non dovete venire. Poi quando uscirò dalla cucina vado giù al bar di casa nostra e la preparo. E quando vi chiamo venite giù a mangiarla, ok? Ma perché non possiamo mangiare in cucina? Perché voglio farti una sorpresa. Però il bar è di papà. Il bar è di papà, ma oggi pomeriggio lo uso io. Allora, ma tu oggi registri un video? A proposito, bambine, cosa dobbiamo dire ai nostri fan? Che dovete andare a iscrivervi al canale Vanessa e Anastasia Games. Eh sì, perché soprattutto questa bimba è molto simpatica quando fai video, vero Vane? Che ti fa disperare, eh? Ok ragazzi, siamo a casa. Adesso io termino quello che stavo preparando prima, cioè la loro super merenda. E poi ci vediamo giù al bar nella nostra taverna e scrivetemi nei commenti se la mia merenda è davvero super oppure no. Ok ragazzi, sono nel nostro bar e ho portato la super merenda per Vanessa e Anastasia e adesso le chiamo. Siete pronti? Chissà se gli piacerà. Ho paura di no, chi lo sa, vedremo. Vanessa! Anastasia, la merenda è pronta! Arrivano! Venite, venite! Potevi mettere una fascetta? Ok, sedetevi ai vostri posti. Non c'è niente! Sorpresa! La merenda è un fake! Non vi ho fatto niente! Allora, te, se non ti tiri indietro questi capelli, non mangi, eh? No, vieni qua, vieni qua. Ma sei tremenda. Stai lì. Adesso ve la do, state lì. Stai lì. Tu hai visto? No, ho visto il ketchup, lo giuro. Hai visto solo il ketchup. Adesso te lo spruzzo in faccia il ketchup. Era lì per quello. Dai. Andate a sedervi, se no mi arrabbio, eh. Guardate che io vi sbircio. Siete soddisfatte o no? Non mi sembrate molto contente. Beh, sì, dai. Dall'apparenza sembra di sì. Avevi fame, amore? A te ho messo la sottiletta. Se vuoi puoi metterti anche il ketchup. Ma come faccio? Sì. Toglielo stuzzicadente, magari? Ma giusto, magari? Poi, Vanessa, apriamo la Coca-Cola. Faccio vedere io qual è il nostro magico. Dai, vieni. Lascialo lì, amore. Guardate un po' quale
speciale attrezzatura abbiamo noi per aprire le bottiglie con il tappo, tipo questo. Guardate qua. E voilà! Ne abbiamo aperta qualcuna. Andiamo. Un canestro da basket. E un apribottiglie. Vi piace, ragazzi? C'è pure la palla. C'è pure la palla, sì, è vero. Vuoi una cannuccia? Scusi, ne? Se il bar... Vai a vedere quante cannucce. Dove sono? Ah, aspettate un attimo. No, Vanessa ci tiene a farvi vedere che siamo senza cannucce. Non ne abbiamo nemmeno una, signori, amici, ragazzi. Guardate un po', guardate un po'. Aspettate. Aspettate. Queste sono tutte cannucce nel nostro bar. Ops. Di che? Di papà, sì. Allora, cosa dobbiamo fare? Cosa dovete dire? Visto che il bar è di papà, che cosa dovete dire ai vostri amici? Pronto? Di? Iscrivervi al canale di William e Romina. Brava! Anastasia, io e papà abbiamo un canale che si chiama William e Romina e facciamo delle serate qui al bar e papà cosa fa? Propone dei cocktail in maniera molto professionale e simpatica. Tu li guardi i nostri video, ma invitiamo i nostri amici a guardare anche loro i nostri video. Ragazzi, guardate. Che bello! Ce lo dovete. Che bellino! Cosa c'è qua? Ci sono i cocktail? Cappuccino. Il Russian, eh già, è vero. E anche di qua. Anche questo, wow, molto carini. Anche dietro. Facciamo una carrellata al nostro bar, guardate che bar fantastico. Che, e vai a mangiare, amore, vai a mangiare. Guardate un po'. Siete contente di questa merenda? Sì. Altro che McDonald's o Burger King, al bar dalla mamma. Un fazzoletto, signora? Adesso glielo prendo subito. Brava, amore. Non si vede, ma c'è, vi posso garantire che e c'è. Eccola! Anche la mia mano c'è, scusate, ma... Eccola qua! Oh. Anastasia! È arrivata Anastasia e l'ha fatta scappare. Non ci abbandona, questa mosca è qua con noi stasera a fare la merenda. Ma ragazzi, vi è piaciuta la sorpresa che ho fatto Vanessa e Anastasia? Scrivetemelo nei commenti. Anastasia, zitta, non dire no che stai mangiando come un orso! Qui. Cosa c'è? Quindi scrivetemi nei commenti se questa merenda vi è piaciuta, se vi avrebbe fatto piacere. Vanessa nel frattempo distrugge tutti i bicchieri. Anastasia, smettila, non fare loca. Aspettate. Presi i tovaglioli, signorina Vanessa. Signorina Anastasia, anche per lei, se vuole pulirsi le mani, non addosso la maglietta che poi deve lavare la mamma. Allora, mi fa piacere, sono contenta che state apprezzando... Cos'è? Chi è stato? Ignazio. Salutiamo Ignazio, ciao Ignazio, ciao! Una volta stava camminando con il pennarello aperto. Ignazio non la fa mai apposta. Ciao Ignazio! Ignazio è il mio migliore amico, quindi... Sì. Che amico hai? Ignazio. Che amico hai? Ignazio. Che amico hai? Ignazio. Che amico hai? Ignazio. Il panino. Il panino è il tuo migliore amico, non il mio, in questo momento. Cosa c'è? Sembri cugino It con quei capelli. Tu sai chi è cugino It? Dopo te lo faccio vedere chi è. Allora, quanto sono stata furba e intelligente che con questa super merenda mi sono giocata anche la cena. Sentite, chi di voi mi offre una sola patatina? Io senza ketchup. Uno senza ketchup? Ah, e uno col ketchup. Che buone. Le patatine le ho fatte nella friggitrice ad aria e sono buonissime. Aria? No, dentro aria tua cugina, ma nella friggitrice ad aria. Com'è andata a scuola? Bene. Sei stata interrogata oggi, vero? E anche ho preso un bel voto. Hai preso un bellissimo voto, già guardato. Noi oggi abbiamo mangiato fette la pasta, non mi ricordo. Sì, hai detto il riso. Esatto. Il riso bianco. Il riso all'olio avete mangiato. Il pomodoro. Il pomodoro. Oggi Vanessa è stata interrogata di geografia e di storia, perché erano due verifiche che doveva recuperare perché settimana scorsa è stata male. Ed è stata interrogata ed è andata molto bene, meno male. Benissimo. Va bene, cucciolotte del mio cuore. Molto buono. Molto buono. Dopo andiamo a girare un video? A Burger King. No. Ah, tu andresti al Burger King stasera?
No, oggi. Sei già al Burger King? No. Cosa vorresti dire? È meglio del Burger King. Non è meglio questo di quello del Burger King? No. E allora? Ma perché? Ani, ho paura che cadi dalla sedia. Riesci a star seduta? Eh? Volete andarvi a sedere sul tavolo? Tu sei comoda lì. Va bene, allora, mangiate con calma che poi andiamo a girare un video su Roblox o su qualcos'altro. Tu volevi fare Among Us? Tu sei capace a giocare ad Among Us? Ovviamente sì. Giochiamo ad Among Us e Roblox. Vediamo, va bene, perché Vanessa deve fare un paio di ripassi per domani e poi è libera da impegni. Domani c'è la verifica di grammatica, dell'analisi grammaticale e i verbi. E poi devi fare l'ultimo problema di matematica, perché gli altri li abbiamo già fatti, ma poi è finito il quaderno. Che non ho finito. Hai una mosca in testa. Ho una mosca in testa? Oh, un gioco di magia! Come fai? Come fai? Come fai a fare queste cose? Ani, batti 5. Com'è? Rifallo? No, aspetta, Ani, batti 5. Ani, batti 5. Ani, batti 5. Pollo. Vabbè. Ani. Allora, la merenda sta degenerando. Anastasia, tu cadi. Se facciamo in fretta con questa merenda, andiamo a registrare un game. Ragazzi, vi siete persi una scena epica in cui non si sa come Vanessa è riuscita a spruzzarsi la Coca-Cola in faccia attraverso la cannuccia, nonostante sia quasi finita. Fa niente, amore, basta vedere come sei conciata e ci credono tutti. Adesso pulisci. Anastasia, hai finito di mangiare? Sì. No. Beh, ma credo che tu non mangi più, giusto? Eh? Hai già mangiato mezzo panino e per te è un record. No. Oddio, ma tu sei pazza. Sette zitta. Devo mangiare. Mi hai fatto spaventare, Vanessa. Credo in 8 anni di non averti mai sentita urlare così. Vabbè. Ragazzi, non so cosa stia succedendo, ma Vanessa è andata fuori di testa, quindi giuro che nel panino non c'era niente, nella Coca-Cola mi auguro anche, ma la situazione sta degenerando. Sottoscrive, non si sa che cosa, sua sorella ride. Fai pure un cuore alla fine. Un cuore. Guardate che bello. Ciao, mi chiamo Vanessa. Bello. Vanessa. Vanessa con due N. Perfetto. Con un S. Vanessa. Yes. Tu sei Vanessa allora. Io sono Mosca. Tu sei Mosca. La Mosca alla babola. Vabbè, bimbe. No. Ma dai, io devo andare a cucinare la cena, Sono le 5. Vabbè, non è che si mangia alle 10. Adesso vado a fare una cosa. Dai, Vane, basta un attimo. Fammi. Ma Vanessa. Ma dove sei? Ma come sta Olivia? Ecco. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un pollice in su e un bel like. Che è questo? E ci vediamo ai video di oggi. No, adesso ci facciamo su Roblox e su Davutan. Ciao. Un abbraccio e voi ci vediamo. Sì, signor capitano. Ciao.